Ciao, siamo Pietro e Max della redazione Fuorilegge. Siamo ad Albinea, la sesta edizione di Libraria. Abbiamo qui con noi Mauro Bellei, a cui facciamo alcune domande. Allora, come mai sei passato dalla scenografia e dal design ai sassi? Che legame c'è tra questi elementi? La scenografia è un progetto di uno spazio. Il lavoro che ho fatto con i sassi è un progetto con i sassi. Si tratta sempre di progettualità. Lo spazio della scenografia teatrale in molti casi non è molto distante dalla progettazione dello spazio di una pagina. Se Ok. non è chiaro, mi devi No, dire. ok. Capito. Quindi cioè, si tratta sempre di progetti, comunque c'è cioè, Mi legame. interessa moltissimo il lavoro legato alla progettualità, per Ok. cui che sia un progetto di grafica, un progetto di scenografia, un progetto di design, un progetto di architettura, le logiche che stanno alla base sono sempre le stesse. Io ho usato i sassi come elemento di progettualità da comunicare ai bambini perché il sasso lo trovi dappertutto. Chi non ha mai raccolto un sasso perché gli piace? Per cui è un elemento che è comune realmente a tutti. Non ti vedo No, soddisfatto, no, ho provo capito. a spiegare ancora meglio. No, no, ho capito. Quindi tu hai cercato di, cioè, sempre di comunicare questa progettualità ai bambini attraverso un elemento che a loro è abbastanza comune e facile da capire. Sì, Cioè, facile ok. da capire e in questo caso anche facile da reperire, perché comunque chi, non so, nel proprio cortile magari ha una piccola aiuola con qualche sasso, ecco, Sì. in quella piccola aiuola può trovare un mondo sconfinato. Io tutti i lavori che ho fatto con i sassi, li ho trovati, tutti in pochi metri di spiaggia. Non ho fatto chilometri di spiaggia o risalito chilometri di fiumi, semplicemente in pochi metri di spiaggia. È importante in questo caso partire allenando l'osservazione. Tu devi allenare l'occhio a guardare il sasso prima da un punto di vista formale, se sei interessato a cercare un sasso con una forma particolare. Oppure, se sei interessato a cercare un disegno su un sasso, guardare la superficie del sasso. Ho realizzato un manuale che si chiama Sherlock dei sassi, che è proprio per la ricerca dei sassi, perché anche le condizioni di luce sono determinanti per riuscire a valutare un sasso o dalla sua forma o dal disegno che c'è sulla sua superficie. Qual è il tuo sasso preferito? E c'è un sasso che ti stupirebbe trovare, magari di una forma particolare o con un disegno particolare? Il lavoro che ho fatto di sassi animati è proprio partito cercando di trovare il sasso perfetto. Il sasso perfetto è una sfera. Come la figura geometrica perfetta è il cerchio, il solido perfetto è la sfera. Invece di trovare una sfera, ho trovato un uovo perfetto. E da questo uovo sono nati tanti animali. Per cui il mio lavoro è partito sul gioco legato al sasso perfetto. Mi chiedevi anche il sasso che mi piace di più. I sassi che mi piacciono di più. I sassi che mi piacciono di più sono quei sassi che hanno all'interno più possibilità di interpretarli, cioè hanno più immagini. Se tu hai un sasso e sul sasso c'è una linea e basta, tu leggi quel sasso per la linea. Ma se sul sasso ci sono venature diverse, e magari oltre a vedere un serpentello, vedi anche il becco di un gufo o non so, la coda di un gatto,
Ecco, quelli sono sassi molto stimolanti, perché da un disegno tu puoi apparentemente così anonimo, puoi vedere una marea di figure. Io ho chiamato questo progetto dei sassi che hanno più possibilità di figure, sassi magici. E sempre sul progetto Sherlock dei Dei Sassi, sassi. cioè, hai brevemente spiegato come mai Sherlock Holmes, che cosa c'entri con i Sassi, però comunque hai detto che è una specie tipo di, cioè, spieghi come sia importante alcuni fattori con i Sassi, giusto? Però comunque, perché Sherlock Holmes in generale? Allora, l'operazione dei sassi nasce mettendo a braccetto Sherlock Holmes e Indiana Jones, perché prima c'è l'avventura dell'andare a trovare qualcosa, poi c'è la osservazione minuziosa rispetto al progetto che hai in mente per riuscire a trovare quel sasso con quella determinata forma o con quella determinata figura. Per cui mettere insieme avventura e osservazione. Metti insieme virtualmente, come se si stringessero la mano, un detective e un avventuriero. Tra i libri che hai fatto, che hai scritto, quale ti è piaciuto di più anche su quelli dei sassi? Così. I libri che mi sono piaciuti di più, rischierei di dire delle banalità dicendo l'ultimo, dicendo. In realtà i libri che mi piacciono di più sono quelli più complicati, quelli che hanno più possibilità di lettura, per cui adesso non vorrei dire dei titoli perché rischierei di metterle. Diciamo che il progetto, che ho in moto con i sassi, cioè che hanno come soggetto i sassi, è un progetto che mi stimola moltissimo, perché più vado avanti e più vedo che c'è la possibilità di andare ancora oltre. Non so se mi spiego, cioè io quando ho iniziato il progetto dei sassi pensavo che si potesse esaurire una volta trovati quei sassi e la cosa fosse risolta. In realtà mi viene in mente di fare un progetto. So, supponiamo che adesso noi tre decidiamo di partire con un progetto con i sassi sui fiori. Io non l'ho mai fatto, è una cosa che sto improvvisando. Non saprei oggi dirvi con certezza che si possono trovare sassi che rappresentino o perlomeno che hanno sulla loro superficie dei fiori. Però secondo me ci sono. Si tratta di partire per l'avventura, alla ricerca di queste sassi e guardare con attenzione. Riusciremo sicuramente a trovare il modo di fare un progetto che ha come tema i fiori. Allora, io vi ringrazio moltissimo, Pietro e Max. Spero di essere stato abbastanza esauriente o perlomeno No, sì. chiaro. Prima di concludere, però, se ci fosse anche una curiosità, al di là delle note che voi avete preso, è il momento di farle. Se è tutto chiaro, possiamo chiudere qui e io vi ringrazio moltissimo. Io direi, cioè, almeno per me è tutto chiaro e ringraziamo anche noi, ti ringraziamo anche noi e ti salutiamo. Grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.